Di fronte al ripetersi di aggressioni ai danni di medici, infermieri e operatori sanitari, prosegue la mobilitazione del mondo delle professioni sanitarie per una piena e corretta applicazione della legge numero 113 del 14 agosto 2020, che prevede misure e sanzioni più severe a tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Di questo si è discusso nel corso di un convegno che si è svolto martedì 14 marzo al Senato nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. E in questa occasione sono stati in particolare i rappresentanti del mondo dell'emergenza-urgenza a dire basta alla violenza sul personale sanitario. A rappresentare l'AFNOMCEO nel confronto con le forze politiche e le istituzioni parlamentari, il segretario Roberto Monaco. Ringraziamo moltissimo la politica per il segno d'attenzione che si è tenuto nella Sala Zuccari del Senato riguardo la giornata sulle aggressioni, con l'invito a tutte le professioni sanitarie. Tutte le federazioni ci siamo trovati uniti nel garantire il massimo della sicurezza ai nostri professionisti, operatori sanitari, che praticamente tutti i giorni e tutte le notti assicurano la tutela della salute ai nostri cittadini. Ma soprattutto chiediamo che non rimangano situazioni isolate, perché purtroppo isolate non sono più le aggressioni. E quindi chiediamo e continueremo a chiedere che la legge venga veramente applicata, che ci sia una procedibilità d'ufficio sul vero senso della parola, cioè che le aziende stesse possano davvero denunciare e non debbano aspettare al singolo medico o al singolo professionista sanitario, che poi il più delle volte non lo fa, perché o per spirito di abnegazione verso il lavoro, verso il senso di missione, di passione per il nostro lavoro, che porta magari a vedere il paziente successivo, e sia perché a volte ci sono anche delle minacce da parte di alcuni delinquenti che vogliono fare del male a chi cerca di curare gli altri. Chiediamo che venga ripristinato un mediatore nel pronto soccorso per dare la possibilità che i cittadini che aspettano il proprio familiare all'interno del pronto soccorso abbiano la possibilità di sapere cosa sta succedendo dentro, e quindi far parte in un certo senso di questo percorso anche diagnostico che avviene all'interno dei nostri ospedali. Così come chiediamo una maggiore tutela per i medici donna, perché la medicina è sempre più al femminile e tantissime ragazze si trovano costrette a fare i turni di guardia in guardia medica, per esempio accompagnati dal genitore, dal marito, dal fidanzato, e questo non va bene, perché al lavoro bisogna andarci tranquillamente, perché la tranquillità crea anche la possibilità di avere un rapporto medico-paziente, un rapporto fiduciario che non possiamo perdere rispetto a quello che purtroppo la violenza ci sta invece portando a fare.